Ciao Francesco, grazie, Ciao. grazie di essere qui, di aver accettato l'invito che come Gabbiano ti abbiamo fatto, perché ci sembrava giusto riconoscerti il ruolo che hai avuto. Ci sei stato vicino in questi 5 anni da sindaco, e quindi è, come dire, un saluto che è un arrivederci, perché speriamo che poi tu rimanga all'interno della nostra comunità. E proprio perché all'interno della nostra comunità cerchiamo di avere questo ruolo di foro culturale, ci piaceva incontrare te per fare una chiacchierata molto semplice, che è un po' con colui che è stato il primo cittadino e quindi che ha avuto un ruolo principale nella nostra cittadina, alcune riflessioni che durante magari 5 anni preso dall'amministrazione non si fanno mai, ma che aiutano anche i cittadini e chi ci ascolterà a sapere che cosa c'è anche il dietro le quinte, non solo il davanti. Questo è il grazie della chiacchierata che noi faremo. La prima domanda è: il risultato era aspettato, previsto, inaspettato? Come ti ha colto questo risultato, che ti ha visto oltretutto con la stessa, più o meno mi pare, la stessa percentuale di 5 anni fa? Sì, il risultato sicuramente non era stato previsto, ma credo, almeno da parte nostra, che l'abbiamo ritenuto imprevedibile, nel senso che queste elezioni hanno proposto uno scenario veramente molto insolito. Questo credo che sia, da una parte, un po' un elemento del nostro tempo, quindi veramente le cose cambiano molto in fretta. Dall'altra parte, noi abbiamo comunque fatto una proposta abbastanza forte, una proposta in cui credevamo sia io sia il mio gruppo, quindi una proposta di un polo puramente civico, lasciando da parte i riferimenti ai simboli nazionali, quindi una proposta che parlava di persone, parlava di progetti e parlava a quella parte di città che era più attenta, che è più attenta e più interessata a queste cose, per cui non eravamo in grado di fare una previsione. Era veramente tutto assolutamente imprevedibile. Il risultato, da questo punto di vista, poi alla fine ci ha anche soddisfatto, nel senso che sapevamo di aver giocato una scommessa di questo tipo. La cosa singolare è proprio il risultato, che è esattamente speculare a quello del 2021, quindi se andiamo a vedere i riferimenti dei vari schieramenti siamo esattamente nella stessa situazione. Quindi da una parte sono contento, perché pur avendo fatto anche delle scelte coraggiose ho sentito una risposta dell'elettorato confortante. Pur essendoci presentati senza simboli di riferimento nazionale abbiamo avuto alcune soddisfazioni da questo punto di vista. È chiaro che in questa situazione la destra unita ha giocato la sua percentuale, che è esattamente quella della somma dei due schieramenti di 5 anni fa, e ovviamente ci ha escluso dal ballottaggio. La scelta di non avere il simbolo dei 5 Stelle è una scelta che rifaresti alla luce del risultato, o valuti che hai, che è più quello che hai perso, oppure non hai perso niente, quindi in virtù del tuo discorso hai inglobato altre forze, altri elettori, però probabilmente, chiedo, forse ne hai persi da un'altra parte? Beh, sicuramente è stata una scelta molto profonda, molto importante. La risposta non è semplicissima, però nelle condizioni in cui eravamo tra luglio e agosto di quest'anno la rifaremmo assolutamente, perché è stata una scelta molto ragionata, e tra l'altro che è avvenuta prima che si configurasse poi l'avvicinamento di Via Mercato e Buonsenso, che diciamo è lo schieramento nel nostro progetto civico più distante ovviamente dal 5 Stelle. Quindi in queste condizioni la rifarei senza ombra di dubbio. Il motivo è semplice: noi volevamo portare verso la città una proposta di continuità della nostra azione, partendo da un principio di impegno per la comunità, che è quello che ci ha fatto abbracciare il 5 Stelle 10 anni fa, esattamente. Nel luglio del 2021 il movimento era in una fase di sviluppo, di trasformazione molto importante, per cui avremmo rischiato di mettere la nostra città su un piano di competizione che non era più quello locale, ma che diventava quello nazionale. E questo abbiamo deciso che era una cosa che non ci apparteneva in quel momento. Quindi se le elezioni saranno fra 1, 2, 5 anni, non lo so, è sicuramente una cosa da rivalutare, però se tornassi indietro rifarei esattamente la stessa scelta. Credo in questo modo di aver perso forse qualche elettore e di averne guadagnati dall'altro punto di vista. Anche
anche il risultato è esattamente uguale a quello di 5 anni fa da questo punto di vista, se guardo quello che è successo al Movimento 5 Stelle nel resto d'Italia, tutto sommato è anche confortante. Se ricordo bene, a metà della tua avventura hai accusato un momento di stanchezza e quasi sembrava, anzi, avevi preannunciato che la tua non disponibilità di candidarsi. Che cos'è stato quello che ti ha portato a quel momento di stanchezza e poi che cos'è stato invece quello che te l'ha fatta passare? Sicuramente c'è stato un momento abbastanza pesante, perché nel ciclo amministrativo si inizia con la programmazione, si arriva a un certo punto dove hai ancora molta programmazione da fare, ma anche molti piani, molti progetti da portare avanti, quindi quello è stato sicuramente un momento di stanchezza. Abbiamo dato tantissimo, per cui abbiamo messo in campo tantissime iniziative e questo si è fatto un po' sentire. Oltretutto io credo che sia corretto, e in qualche modo anche la situazione che si presenta adesso può andare in questa direzione, credo che sia corretto che ci sia un avvicendamento nell'amministrazione. Quando si prendono delle decisioni, si definiscono delle azioni importanti, in qualche modo si tracciano delle linee di cui poi se ne diventa in qualche maniera responsabili. Credo che con l'esperienza si possa sempre migliorare e forse anche un cambio di persona all'interno dell'amministrazione può aiutare da questo punto di vista. Ecco perché in quella fase ero piuttosto convinto che fosse necessario che venisse fuori un'altra persona. Il gruppo con cui abbiamo lavorato per cercare di costruire questo progetto civico, che per me all'inizio doveva esprimere anche un altro candidato, in realtà ha realizzato questo progetto semplicemente aggiungendo tante persone che mi hanno chiesto di non disperdere l'esperienza, hanno messo a disposizione le loro energie, i loro progetti, le loro idee, mi hanno promesso che avremmo trovato il modo insieme di fare un cambio di passo, e questo forse anche combinato, può sembrare assurdo, ma con l'esperienza durissima della pandemia, che però ha arricchito veramente tanto dal punto di vista del contatto umano, questo mi ha fatto pensare che potessimo avere ancora la forza per dare un progetto, per dare una proposta di questo tipo. Quindi in qualche modo, anche se fossi diventato sindaco per la seconda volta, sarebbe stata un'esperienza con energie completamente rinnovate, anche se fossi stato io il portavoce. Questo lo avevamo chiarito fin dall'inizio. Quindi questo ha un po' compensato quella stanchezza che era emersa. Però devo dire che dopo che il risultato si è palesato, ho ovviamente capito che tutta una serie di progetti su cui avevamo lavorato non ne avremmo vista noi la fine, anzi speriamo che chi arriva abbia quella capacità di leggerli, di interpretarli, quindi di condurli per il bene della comunità, però ho sentito anche che tutta una serie di questioni molto complicate non sarebbero più state un grave sulle mie spalle, quindi in qualche modo non vedo la questione come una sconfitta personale, ma come il fatto che qualcun altro porterà avanti la comunità. Un errore, un merito, e se c'è un sassolino che ti vuoi togliere? Un errore, ma vista adesso probabilmente avrei dovuto spendere ancora più tempo con le persone, probabilmente avrei dovuto ascoltare di più, probabilmente avrei dovuto avere più fiducia anche in me stesso nella attenzione proprio al tessuto sociale della città, al tessuto associativo, al tessuto delle tante iniziative. Forse questo errore è stato legato anche ad un inizio un po' rocambolesco, probabilmente non eravamo del tutto preparati a partire subito col governo della città, ci abbiamo messo un po' a maturare, quindi questo sicuramente può essere stato un errore. La seconda cosa è un merito, giusto? Io credo di aver avuto il merito di aver sempre lavorato guardando verso la nostra città. Non ho mai avuto nessun riferimento che fosse esogeno rispetto alla nostra situazione. Con tutto il gruppo con cui abbiamo lavorato abbiamo sempre guardato il bene della città. In alcuni casi ci siamo resi conto che alcune delle scelte sarebbero state molto pericolose, molto rischiose, proprio in un'ottica di progetto che dovesse andare avanti sotto un esame elettorale. Però ci siamo sempre detti, se è il bene della città dobbiamo provare a farlo, e questo credo che sia un merito, anche se poi ovviamente ha le sue conseguenze negative. Sassolini da togliermi dalla scarpa, in realtà io spero che i sassolini vengano tolti più avanti
e auguro veramente a questa città di poter spogliarsi di quel clima che ancora c'è, ancora lo sentiamo, un po' di rivalsa. Sicuramente anche noi abbiamo partecipato, anch'io ho partecipato in qualche modo ad alimentarlo, ma mi rendo conto che in realtà è un qualcosa che consuma tante energie, che frena tante buone iniziative e che in qualche maniera diventa una sconfitta per tutti. Quindi il sassolino che voglio togliermi dalla scarpa è proprio la polemica fine a se stessa, quando specialmente avviene con poca onestà intellettuale. Io credo che sia una sconfitta per tutti quelli che la fanno e anche per chi poi deve passare il tempo a rispondergli. Quindi vorrei che questo sassolino, che purtroppo ancora vedo un po' in troppe scarpe, veramente possiamo togliercelo tutti. Hai avvertito dei momenti o un senso di solitudine facendo il sindaco? Sì, la solitudine è un sentimento che ti prende molto spesso, anche perché spesso vieni posto di fronte a delle decisioni in cui ti senti non troppo preparato, in cui capisci che non hai a disposizione qualcuno che ti possa dare sinceramente una mano e quindi ti senti veramente solo e senti molto il peso anche di quello che devi decidere. E quindi momenti di solitudine ci sono stati. Io ho sempre cercato di sfruttare la mia capacità razionale, non tanto relazionale, la mia capacità razionale per cercare di valutare effettivamente e oggettivamente quali potessero essere le decisioni migliori, però sentivo di essere molto solo in quei momenti. Devo dire che su questo mi hanno aiutato tantissimo alcune persone che credo in questa esperienza, seppur strano, le ho conosciute molto meglio e si sono rivelate essere veramente per me un punto di riferimento relazionale, stavolta proprio dal punto di vista umano. Prima di tutti mia moglie, che ha la colpa di avermi detto un giorno, quando nessuno di noi ci pensava, dovresti fare il sindaco. Io l'ho presa in giro, dico ma va, non succederà mai, quindi questa è la cosa che le rimarrà. Ma ho trovato anche nella capogruppo della maggioranza, in Patrizia, una persona che veramente ha sempre saputo mettere tanta energia e tanta capacità di leggere le cose nel profondo. Quindi se anche ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentito solo, quando poi sono stato capace di condividerlo mi sono sentito veramente appoggiato, capito, accolto, e anche laddove le scelte magari non erano state perfette abbiamo sempre trovato il modo di ricostruire intorno una ripartenza che desse il meglio a tutta la comunità. E adesso da grande cosa farai? Rimarrai in politica? Rimarrai, ti dedicherai a qualche altra attività sociale? Cosa dalla prossima settimana, immagino, tra 10 giorni, quando passerai la fascia tricolore, cosa farai? Beh, una cosa che forse il mercato non conosce è che nei miei primi 25 e poco più anni ho partecipato a tantissime iniziative di volontariato, sono cresciuto con delle responsabilità nell'Azione Cattolica Diocesana Toscana e quindi sono arrivato al momento che mi sono sposato, che avevo tutte le sere piene di impegni, ma non erano politici. Poi c'è stata la fase in cui abbiamo cresciuto la famiglia, adesso c'è stata questa fase in cui mi sono dedicato alla comunità e ringrazio di aver avuto questa esperienza veramente magnifica che umanamente ha superato qualsiasi aspettativa. In questo momento mi sento di poter dare ancora alla comunità con una maturità maggiore ovviamente di quella che ho fatto in passato. Ci sono delle esperienze di volontariato che ho conosciuto e che mi attirano, quindi sicuramente non verrà meno il mio impegno nella politica locale, perché credo che ce ne sia bisogno, che comunque sia uno dei servizi di cui la comunità ha veramente bisogno. La stessa disaffezione al voto che abbiamo misurato nel primo turno è un campanello d'allarme piuttosto brutto. Credo che ci sia molto da fare sul fronte dei giovani e quindi anche in questo senso vorrei poter dare una mano ed esprimere, e una delle cose più semplici che farò, penso immediatamente, sarà iscrivermi al volontariato civico e prendermi cura del mio pezzettino di città in qualche modo, quindi sicuramente non scomparirò dal fronte pubblico. In questo senso il Gabbiano è sempre aperto a te, tua moglie, che spesso ci avete seguito, siete stati i nostri ospiti, ma se nel volontariato inserisce anche il Gabbiano siamo solo contenti, siamo sempre alla ricerca di nuove collaborazioni. Domanda finale scontata, adesso il tuo gruppo appoggerà qualche candidato?
Beh, intanto in bocca al lupo ai due contendenti e veramente gli auguro di fare un'ottima partita e di fare poi a chi vincerà un ottimo servizio come sindaco. Abbiamo fatto una riflessione su questo punto qua, quindi il mio gruppo non appoggerà nessuno, anzi, ripeto, faccio veramente gli auguri ai due contendenti perché possano fare una bella partita e soprattutto un bel lavoro successivamente. Se posso dirlo dall'analisi che abbiamo fatto, credo che il mio elettorato sia un elettorato che ha guardato molto alle persone e alle cose che abbiamo fatto. Quindi il suggerimento che posso dare per cercare di convincere i miei elettori a votare per l'una o per l'altra parte è quella di capire effettivamente quello che abbiamo fatto, che ancora c'è da sviluppare sulla linea che abbiamo intrapreso, quindi cercare di dare un messaggio alle persone che ci sarà una continuità delle cose che sono andate bene, ovviamente ci sarà un miglioramento di quelle che sono andate meno bene, però ecco, quello che posso dire è che non c'è un elettorato che se Francesco Sartini dice votate Pippo o votate Pluto mi segue. Credo che le persone che hanno votato per me, voglio sperarlo, siano persone che hanno votato per un certo modo di amministrare la città, quindi forse chi saprà interpretarlo meglio potrà sperare di portarsi a casa più voti. Ti ringrazio della chiacchierata che abbiamo fatto, che avremmo anche voluto tirare un po' più in lungo, avere altre domande da fare, ma i tempi sono un po' serrati. Ti volevamo, come consiglio del Gabbiano, regalare questo libro dell'autore che sarà con noi venerdì, che è Pablo Dors, gesuita, e questo è il suo libro più famoso. Adesso non guardare il titolo perché potrebbe essere indicativo di un augurio, ma è tutt'altro, perché è biografia del silenzio, quindi non è un invito a metterti a tacere, esattamente il contrario. È un libro sulla meditazione, è veramente un gioiello e penso che possa farne tesoro per il tuo proseguo delle attività che tu ci hai detto che proseguirai, quindi a beneficio della nostra città, e su questo ti auguriamo ogni bene. E buona lettura. Grazie, grazie veramente. Beh, il titolo è sicuramente accattivante, poi ti ringrazio anche dell'invito a valutare nel mio percorso di volontariato anche al Gabbiano, che comunque è un'istituzione a cui in questi anni mi sono affezionato ancor più di quanto non lo fossi prima. Mi fa anche piacere il fatto di aver sempre vissuto i momenti in cui come sindaco partecipavo a qualche iniziativa, ma lo sentivo soprattutto come di Mercatese, quindi questo sicuramente sarà un elemento che rimarrà. Quindi venerdì sarà la presentazione del libro, non posso mancare. Domande un po' cattive, ma neanche troppo. Dai, aspettavo qualcosa di peggio. Sì. Sì.